qui su Radio S è arrivato il momento del 3 minuti con chi sarà l'ospite di oggi? Beh, sentiamo. Radio S, the sound sensation across the nation. Siamo con Ambrangiolini, che è una dei protagonisti del film Immaturi, un film di Paolo Genovese. E Ambra, parlaci un po' del tuo personaggio che, diciamo così, dai fornelli passa a questo problema relativo alla sessualità. Francesca cucina, chef, e c'ha quel problema lì, che è un problema che fa proprio, ti giuro, è difficile parlarne anche se io non l'ho mai avuto, anche perché è un problema molto serio in realtà, che noi abbiamo trattato con grande leggerezza, cercando appunto di non offendere quelli che ce l'hanno davvero. Però le due cose si compensano davvero, cioè, poi abbiamo pensato che appunto la cucina potesse essere per lei comunque un modo appunto di regalare piacere alle persone e poi fare quell'allenamento incredibile dei 100 giorni, non della maturità, ma senza proprio toccare un uomo neanche con un dito. Queste piccole nevrosi, queste piccole chiusure che Paolo voleva che ci fossero, non è stato difficile riuscire a consegnargliele, perché senza avere quel problema io ho sofferto di bulimia alimentare, per cui in qualche modo le due cose si compensano, no? C'è sempre un modo di volersi del male, ecco, di offendersi, quindi quella patologia la conosco bene, è stato abbastanza naturale. Fare la chef invece meno, perché io cucino a casa, però vengo veramente denigrata e sono, sì, c'è del razzismo a casa mia. Cucino male, oppure se lo faccio c'ho sempre una specie di grillo parlante che mi dice come dovrei fare, insomma è una cosa allucinante che mi ha mandato dall'analista, e quando ho saputo di fare lo chef ho detto porca miseria, è un disastro, l'ilarità a casa non ne parliamo, e quindi sono andata in una cucina di Brescia, di un ristorante bresciano, a imparare. Ho fatto la cameriera, ho sbucciato zucchine, patate, ho imparato a tagliuzzare velocissimamente, spinare il pesce, e ho fatto la cameriera da sala, cioè in sala. E mi credete che ho scoperto che la gente che va a mangiare davanti ai camerieri raramente alza gli occhi. Nessuno mi ha riconosciuta, non che questo fosse, cioè non è grave, però insomma sono abbastanza nota, anche solo per dire mi fai schifo, però no. Niente, l'unica coppia di vitelloni che c'erano, cioè, che hanno detto ma è carina la nuova che avete assunto, al gestore del ristorante, e basta. Cioè, io ero truccata poco, con un chignon, quindi molto visibile in faccia, e che dicevo ecco lei, questo è il piatto con le vongole, sono una spruzzata di prezzemolo, mi ha chiesto, cioè, e mi dicevano da dentro cosa dovevo dire fuori. E poi pian piano sono salita di grado, sono arrivata a fare lo chef anche lì, quindi a controllare i piatti, a dare il tocco finale. Ho capito che si fanno un mazzo allucinante. Grazie mille.